Benvenuti a questa edizione straordinaria di Lanterna TG. Tre fatti di cronaca. Partiamo dalle immagini esclusive delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l'atto incendiario posto in essere contro il locale Crema Café di Piazza Progresso. Ancora nella giornata odierna la morte improvvisa di un operatore marittimo di 45 anni in corso Servovira sulla quale stanno indagando i carabinieri della compagnia di Licata, e ancora un allarme incendio che ha portato anche all'evacuazione di alcune famiglie in via Bucceri a pochi metri da Palazzo di Città. Abbiamo le immagini e quindi vi proponiamo questi tre servizi. Quelle che vi proponiamo in esclusiva sono le immagini dell'incendio che nella notte tra mercoledì e giovedì ha devastato il bar Crema Café di Piazza Progresso. Nei frame registrati dalle telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso si vede un uomo avvicinarsi al bar, cospargere di liquido infiammabile la porta del locale e poi appiccare il fuoco, verosimilmente servendosi di un tessuto cosparso di benzina. I poliziotti del commissariato di Licata, coordinati dal dottore Garro, sono sulle tracce del piromane e stanno seguendo alcune piste per dargli un volto e un nome. Molto dirà l'analisi delle immagini delle telecamere, anche quelle adiacenti al bar, che potrebbero aver ripreso i movimenti prima e dopo l'atto incendiario. Si sta cercando inoltre di capire se l'uomo possa aver agito da solo o in compagnia di qualche complice in attesa in una delle strade vicine a Piazza Progresso. I carabinieri della compagnia di Licata hanno avviato le indagini per risalire alle cause della morte di un operatore marittimo di origini marsalesi ma da anni residente a Licata. L'uomo, di 45 anni, molto conosciuto nel quartiere Marina, è stato trovato privo di vita all'interno dell'abitazione in cui risiedeva da anni in corso Servovira. Se è stato un malore improvviso o altro, sarà l'ispezione medico-legale a stabilirlo. Sul posto si è recata un'ambulanza del 118 e un equipaggio dei vigili del fuoco. I pompieri sono stati proprio i primi ad arrivare sul posto e hanno trovato l'uomo riverso a terra già senza vita. Per lo sfortunato pescatore non c'era già più nulla da fare. Il trasferimento della salma alla camera mortuaria è avvenuto intorno alle ore 14. Le indagini dei carabinieri si stanno concentrando su diverse direzioni e diversi ambienti. In primis, i militari dell'arma stanno infatti tentando di capire se l'uomo è sempre rimasto solo o se è stato in compagnia per un lasso di tempo. Del fatto è stata informata la Procura della Repubblica di Agrigento, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta. I vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina sono dovuti intervenire in via Bucceri, a pochi metri da Palazzo di Città, da dove era partito un allarme per un incendio all'interno di un appartamento. Il rogo, fortunatamente, è stato senza danni. Per precauzione, però, sono state fatte evacuare alcune persone, poi rientrate una volta cessato l'allarme. Difficili le operazioni per i pompieri, i cui mezzi hanno dovuto accedere in strade molto strette. La zona è densamente abitata e molto frequentata a qualsiasi ora del giorno, ecco perché l'allarme e l'evacuazione hanno destato parecchio scalpore in città.